Parliamo un attimino di GameStop, ragazzi, che c'è un articolo che va un pochettino a confermare purtroppo quello che vi dicevo io riguardo al futuro dell'azienda e al come purtroppo prevedo in maniera anche abbastanza triste che arriverà verso la fine, che GameStop è un brand, è un tipo di marketing che è destinato come molti retailer, physical retailer, a svanire, un po' per le scelte, un po' per i costi, un po' per come si sta sviluppando il mercato, anche qui in Italia. Sappiamo, prima di leggere l'articolo, sappiamo già che ha chiuso praticamente in quasi tutta Europa, tutta la parte Nordic, per il quale ho anche lavorato, quindi sono uffici con colleghi, con famiglie, con persone che conosco, a cui voglio bene, che sono ritrovati dall'oggi al domani senza più una distribuzione. In Italia questo regge ancora. Abbiamo una diffusione un po' più capillare, evidentemente. Abbiamo una distribuzione a livello anche di guadagni che probabilmente porta la possibilità di mantenere tutta l'industria attualmente del videoludico fisico, ma non solo della conversione che poi è stata fatta del plush, del wear, dei vestiti, dei peluche, dei giochi da tavolo, delle ricariche, delle periferiche, eccetera. Però, non tira una buona aria. Non tira una buona aria neanche qua, secondo me. GameStop, il CEO, vuole evitare ogni spreco di soldi, quindi si toglie lo stipendio. Ecco, questo non è un buon segno. Questo non è un buon segno. Che poi arrivino da altre parti, questo è un altro discorso. Però vedremo. GameStop ha bisogno di ridurre le spese, il CEO ne è pienamente consapevole, anche per questo ha deciso di togliersi lo stipendio. Ricordiamoci che GameStop chiudeva negozi, cioè la sua meccanica di salvaguardare e mantenere il brand worldwide, universalmente nel mondo, è stata chiudere i negozi, abbassare i costi, chiudere i negozi che non performavano bene, chiudere totale in zone in cui non vendevano abbastanza. Adesso addirittura il CEO vuol fare la mossa del mi levo io lo stipendio. Mi levo io lo stipendio, così un domani, quando devo chiudere, questa è opinione mia, quando devo chiudere tutto o vendere, la gente non mi può dire nulla che non sono stato cattivo, ma che anzi ho provato di tutto per dare i messaggi, per far vedere che ci sto tenendo. Vediamo come va avanti l'articolo. GameStop sta passando un brutto periodo da anni, infatti come periodo si intende anni e anni di perdite. Molti si hanno tentato di rimettere fine ai problemi e ce n'è uno nuovo, quindi non quello che ha licenziato me e altri tantissimi dipendenti, che è venuto direttamente dal Texas e ci ha messo la faccia, però, È venuto in ogni main hub d'Europa e del mondo per fare pulizia. È Ryan Cohen. L'uomo ora ha una strategia molto precisa: la frugalità. Inoltre vuole ridurre ogni spesa inutile e fare in modo che la compagnia operi con profitto. Ok. Ha deciso di non farsi pagare lo stipendio da CEO. L'uomo afferma: affonderà con la nave oppure darà una svolta alla compagnia. Credo poco a queste affermazioni in generale. Credo poco a queste affermazioni in generale. Cioè, basterebbe abbassarselo lo stipendio e rendersi uno stipendio umano, senza dover fare la scenata del secondo me mi tolgo lo stipendio. Per questo che vi dico che queste qua sono sparate da nuovo CEO quando prendi campo, no? Sono più cose per gli azionisti, forse, che per quello che è in realtà il vero senso, il vero contributo che tu vai a dare alla salute di un'azienda. Non credo che a meno che lui non prenda milionate, ma cosa può darsi, ma non credo che siano quelle milionate il problema sia altro. Però basterebbe anche solo ridurselo a uno stipendio umano, nessuno gli avrebbe detto niente, sei il CEO comunque, quindi nessuno si aspetta che tu prenda 1200. Ovviamente per molti la seconda opzione sarebbe preferibile, quindi quella di dare una svolta alla compagnia invece che affondare con la nave. Che cosa ha detto? Vediamo che cosa ha detto nello specifico. Non è sostenibile che GameStop gestisca un'attività in perdita, ma questo nessuna azienda. La missione è operare in modo di iperefficiente redditizio. Questi discorsi io li sentivo quando lavoravo ancora nel Nord Europe, quando andava e tritava ancora bene, eh. La nostra struttura dalle spese deve permetterci di sopportare qualsiasi scenario avverso, che si tratti di un'economia difficile o un rallentamento delle entrate dovuto alla riduzione del software. Dobbiamo essere redditizi, sì, ma non è più questo il punto. Cioè, il rallentamento delle entrate dovuto alla riduzione del software è qualcosa che fronteggiamo a livello, ora mi metto come che fronteggia GameStop dal 2016-2017 con la riconversione grossa in retailer di
altro, non solo videogiochi. I negozi, io facevo l'allestimento, io ero direttore acquisti per la sezione Nord Europa, quindi Irlanda, Danimarca, Norvegia, Svezia e Germania, ok? Quindi io facevo l'allestimento e gli acquisti con The Fuse, con Hasbro, con i grandi grossisti del loro prodotti, e li mettevo nei negozi in modo tale che il cliente entrando li acquisisse, li comprasse più e avesse di fronte a sé l'oggetto. E il videogioco ormai era in secondo piano. L'operazione di GameStop era quella di crearsi il suo store online per fornire anche le chiavi di gioco e i titoli anche fisici online. Ormai nel negozio c'era veramente poco. Quindi questo alla fine è uno scenario, è ridire la stessa cosa, è ridondante a dei livelli disumani. Economia difficile c'è dal 2008 e questo c'è da più di quasi 10 anni, quindi mi fa un po' ridere sta cosa. Il nostro compito è assicurarsi che GameStop sia qui per decenni, non avverrà, purtroppo. Troppa frugalità, ogni spesa deve essere esaminata al microscopio e tutti gli sprechi devono essere eliminati. Questo prevede la morte, secondo me, da un altro punto di vista, che è quella del marketing. Tu comunque in questo momento, se non investi in marketing e in pubblicità, non ottieni niente. Immaginate che in questo momento il mercato delle pubblicità, del marketing, specialmente sulle piattaforme online derivante dai creator, è in crescita perché non si è abbassato dai ritmi del 2020. Quindi sono due mercati che si scontrano l'uno con l'altro, e perde GameStop, perché comunque qualcuno disposto a dare quei soldi c'è sempre in pubblicità. Tutte queste sono opinioni personali, ragazzi, ve lo dico, Ogni spesa dell'azienda deve essere esaminata al microscopio, l'abbiamo detto. L'azienda non ha bisogno di delegatori e spreconi. Mi aspetto che tutti trattino il denaro dell'azienda come se fossero i propri, quindi non investirà mai come investono ora in pubblicità. O meno, non in maniera come si fa adesso. Prospera nelle vendite del dettaglio significa sopravvivere. Se sopravviviamo, restiamo in gioco. Oddio, siete you? Cioè, non so contro che cosa dovete rimanere in gioco. Cioè, volete fare la guerra ad Amazon? A chi volete fare la guerra in un mercato che è saturo? Cioè, o vi specializzate, ma questa è un'idea mia, o vi specializzate veramente in limited edition e in un mercato unico, elitario, ridotto, su veramente solo collector edition, solo deluxe edition, solo miniature, tirature tipo Zume, no? Miniature, action figure, tiratura limitata, accordi con Funko Pop a tiratura limitata, dove allora a quel punto GameStop diventa sinonimo di qualità a tempo determinato, dove il pezzo che prendi lo trovi solo lì, lo trovi lì a quel prezzo fisico ed è un'esclusiva ed hai la fugacità del tempo, o sei destinato ad affondare a morire. Questa è la mia visione di marketing che ho per un'azienda di questo tipo. Quindi trovo difficoltà a sopravvivere dove? Sopravvivere in un mare dove non ci sono più pesci, ci sono solo 3 squali. Cioè non lo vedo più, non lo so. Di solito il risultato è l'acquisto di scorte sbagliate, l'uso della leva finanziaria e le spese troppo elevate. Quando c'ero io in GameStop, c'era già la mentalità del sottocomprare le scorte. Quindi si andava sempre in richiesta da parte del cliente di più scorte. E quindi erano più i pre-order delle scorte disponibili. E questo creava incazzatura da parte del cliente. Ma aveva senso però prenderne meno per non rischiare di buttare via dei soldi. Soprattutto con esempi bruttissimi come fu l'esempio di Fallout... Violet, l'effetto di Fallout 76 con le famose bag di plastica. Io c'ero, le ho comprate io fisicamente per l'azienda, una roba assurda. Evitando questi errori autoinflitti e concentrandoci sugli aspetti fondamentali, GameStop può rimanere a lungo. Tra le altre dichiarazioni del CEO c'è il fatto che le console dovrebbero avere il lettore disco obbligatorio. E qua entriamo però in un altro discorso. Grazie. È come dire la Pioneer che ti dice... Dovete vendere i CD-ROM per i dischi, e soprattutto dobbiamo tornare alle audiocassette. Perché? Perché io produco lettori. Grazie. È un mercato delle console, un mercato che porta anche all'acquisto fisico del videogioco, che è su disco.
E ovvio che il CEO dice: devono averlo tutti per legge, perché così almeno io posso vendere il mio prodotto. Anche io sono d'accordo, anche a me piacerebbe, perché amo di più il prodotto fisico. Ma questo è come dire che gli asini volano. Cioè, detta da un CEO, mi fa abbastanza ridere questa informazione. Perché è proprio un... vi prego, aiutateci, no? Ma comunque, purtroppo continuo con la mia idea. GameStop è destinato a... E molti godono di questa cosa, eh? Purtroppo in Italia c'è ancora la concezione del... scoppia GameStop perché una volta il cliente, il dipendente mi ha risposto male. Una volta ho portato i 3 giochi meglio valutati poco, allora dovete affondare, esplodere, bastardi. Quando un tempo aveva delle regole e aveva dei regolamenti che arrivavano ed erano strict e non erano secondo me adeguati per quella che doveva essere secondo me una politica adatta a diversi tipi di paesi con filosofie diverse da parte del consumatore. Però comunque pensate sempre che è un pezzo di storia, un pezzo del retailer del videogioco ed è uno dei pochi baluardi, nel bene o nel male, del videogioco fisico. Tolto GameStop, bisogna vedere poi se ci sarà un'accelerazione ancora riguardo al digitale e se questo è un bene o un male. Questo poi dipende da voi. Però è un po' come Blockbuster, esatto, un po' come quello. È un po' complicato l'argomento, però purtroppo io credo che il destino di GameStop sia ormai segnato e che ci sia Ryan Cohen o che arrivi Elon Musk non cambi molto.